Amiche e amici, ciao! Eccoci qui per una nuova ricetta. Questa sera sarà una ricetta non nettunese, però prima di dirvi la ricetta e dimostrarvi gli ingredienti, volevo dirvi una cosa. Siccome mi hanno scritto che non si vede bene il camice, questa bella nostra fontana del dio Nettuno, allora mi ha detto mettila in evidenza, falla vedere bene. Eccola qui, di Piazza Mazzini, visto che siamo nettunesi, orgogliosi di esserlo. Siamo nettunesi e Brunella solo cose buone. Ok? Si è visto bene, spero. Allora, questa sera è una ricetta proprio non nettunese, anzi, è del nord, però è molto buona e per far contento mio marito che gli piace tanto, gliela preparo e la volevo far vedere anche a voi. Faccio l'osso buco con il purè. Questi sono gli ingredienti. Allora, un bell'osso buco, il soffritto con sedano, carote e cipolle, che poi vi faccio vedere una particolarità, dell'olio, il burro, il sale, un bel bicchiere di cacchione, mezzo bicchiere cioè, e la farina per infarinare l'osso buco. Per il purè, le patate che io ho già cotto e schiacciato. Sì, ci sono anche i purè pronti, però a me le cose pronte sono buone, ma anche no, me le faccio da sola, preferisco. Un po' di latte, della noce moscata e del grana grattugiato. Ecco qua. Per il soffritto, vi dicevo, siccome ogni volta che uno fa il brodo, il sugo, le cose, se magari una volta non c'hai la carota, una volta non c'hai la cipolla, allora io faccio generalmente di tanto in tanto quando l'ho consumato un paio di carote, due belle coste di sedano, una cipolla, lo frullo e ci metto l'olio, così io me lo ritrovo per il sugo, per l'arrosto, per l'osso buco, per tutto, per il brodo, è comodo per tutto e così ce l'ho sempre pronto. Allora, iniziamo? Inizio subito con l'andare a mettere nella padella un fiocchetto di burro, il soffritto e l'olio, così la faccio andare, la faccio rosolare. Un po' d'olio che c'è già. Ecco qua. Ok. Accendo la luce così si vede meglio. Ecco qui. Questo adesso rosola mentre io preparo l'osso buco, che è semplicissimo, bisogna solo salarlo e infarinarlo. E quindi lo vado a preparare. Allora, lo saliamo e cerchiamo di poi lo infariniamo semplicemente per bene. Questa farina poi con la cottura diventerà una cremina fantastica, morbida. Ecco, sentite come sfrigola il soffritto? Ecco qui. E l'osso buco, la preparazione è pronta. Io ho già tagliuzzato queste venature bianche perché altrimenti in cottura poi si gonfia e non si cuoce bene al centro la carne. Bene, lo vado a mettere in cottura e lo facciamo rosolare bene sia da un lato che dall'altro. Ecco, soffritto bello rosolato, arrosolito. Non troppo perché altrimenti la cipolla poi diventa amara, si brucia. Ecco qua. Adesso lo lasciamo andare per una bella rosolatura e lo coperchiamo. Ecco qui. Ok, e nel frattempo prepariamo il purè. Vi faccio rivedere gli ingredienti, così avete anche modo di rivedere gli ingredienti anche dell'osso buco. Per il purè due patate, tre, dipende dalle persone, una patata media a persona,
bollite schiacciate, un bel tocco di burro, del sale, il latte quanto basta, noce moscata e grana grattugiato. Quindi semplicemente mettiamo le patate dentro il tegame a fondo doppio perché il purè si attacca, è un po' delicato. Quindi mettiamo le patate nel tegame. Aggiustiamo di sale. Meglio un pochino meno perché poi magari si fa sempre in tempo ad aggiungerlo. Il tocchetto di burro e un po' di latte. Portiamo sul fuoco a cottura e lo facciamo addensare. Ah, subito la noce moscata. Dopo infine aggiungiamo il grana. Lo vado a cucinare. Qui intanto l'osso buco va. Ecco qui. Intanto vedete come si rotola bene l'osso buco? Meraviglioso. Piano piano a fuoco bassissimo. Io lo metto ancora più basso perché deve rosolare da un lato e poi lo facciamo rosolare anche dall'altro. Ecco, intanto che va il purè, eccolo qua, vedete? Adesso rotola anche dall'altro lato, se rosolisce. Qua cuociamo il purè. Intanto si scioglie il burro. Ok, ecco il purè sta cuocendo, si sta ritirando e adesso aggiungiamo il vino. Vedete com'è bello rosolito, croccante intorno? Adesso aggiungiamo il vino, alziamo il volume e lo continuiamo, facciamo cuocere. Se occorre aggiungeremo dell'acqua. Ok, ecco qui. L'osso buco è pronto. Adesso sta. Questa è una cremettina che a zuppacci il pane dentro non è buona di più. Rubo. Allora, mettiamo prima il purè. Anche il purè se è bello addensato. Ecco qua. Prendo un cucchiaio. Adesso sta. Prima di spegnerlo, 5 minuti prima, ci ho messo mezzo bicchiere di latte per far fare questa cremina. Questa cremina si può mettere pure sul purè. Adesso sta. L'osso buco è pronto con il purè e noi siamo a mangiare. Ciao, alla prossima settimana.